Salve, qui il vostro Sant'Enchan. Come promesso, vi spiegherò circa il conflitto che si dovrà risolvere con Iran e come Russia e Cina lo appoggiano a Iran. In realtà, non c'è nessuna arma chimica o nucleare di distruzione che minaccia Occidente. Vi ricordate della crisi energetica degli anni 70 che colpiva anche Italia? Come si doveva andare a targhe alterne? Ebbene, quello era perché i produttori di petrolio dell'OPEC tagliavano la produzione di petrolio e l'erogazione dello stesso. Però avevano anche loro dipendenza energetica dagli idrocarburi che non potevano raffinare. Oggigiorno gli stessi paesi, incluso Iran, hanno una forte dipendenza energetica dall'Occidente, perché loro estraggono il petrolio, ma non lo raffinano, è troppo costoso raffinarlo. Che succederebbe se avessero indipendenza energetica? Che potrebbero chiudere i rubinetti per sempre o venderlo al miglior offerente. È per questa ragione che Iran vuole il nucleare, per emanciparsi dal compratore occidentale. Allora c'è un tandem, Russia-Cina. I cinesi vogliono accaparrarsi quanto più petrolio possibile nel mondo perché hanno bisogno di produrre plastica, e anche del gas e del petrolio per il loro approvvigionamento energetico, perché in pratica prima lo vendevano il petrolio, adesso lo devono consumare. I russi invece vogliono imporre i loro idrocarburi per fare geopolitica e imporre quello che gli conviene a loro, all'Occidente, Europa e Stati Uniti, per le loro scelte mondialiste. Allora, russi e cinesi appoggiano Iran nello sviluppare fonti energetiche nucleari in modo che poi non vendano più agli Stati Uniti e a Occidente il loro greggio e i loro idrocarburi, il loro gas, ma li vendano a Cina, che gli paga quello che vuole. E intanto i russi vogliono imporre i loro idrocarburi a Occidente sostituendo Iran, perché così controllano Occidente geopoliticamente attraverso la compra e la vendita del loro petrolio e del loro gas. Per quello che appoggiano Iran ad avere un'indipendenza nucleare energetica, perché i russi vogliono controllare geopoliticamente, come ci riescono, Occidente, perché se Europa non fa quello che loro vogliono o aiutano troppo gli ucraini e i georgiani, loro tagliano l'erogazione del gas. E anche gli Stati Uniti dipendono molto oggigiorno dall'Iran, che se non facesse più circolare nel Golfo di Hormuz il petrolio, gli Stati Uniti rimangono senza l'80% del petrolio, perché non sono riusciti a realizzare quello che volevano in Iraq e in Afghanistan. E quindi i russi si vogliono sostituire agli iraniani nella vendita del petrolio agli occidentali per influire sulla loro geopolitica. E i cinesi invece vogliono accaparrarsi tutto il petrolio degli iraniani, perché fino adesso devono comprarlo alle direttive dei cartelli gestiti da compagnie occidentali, le cosiddette otto sorelle o sette del petrolio, che qualcuno chiama anche le otto puttane del petrolio. E invece, se comprassero direttamente agli iraniani, i cinesi hanno raffinerie di petrolio, gli converrebbe, perché a loro non interessa quanto spendere, ma a che condizioni comprare e quanto comprare. E quindi sarebbe una compra diretta dal produttore e non attraverso l'OPEC o altre organizzazioni influenzate direttamente o indirettamente dagli Stati Uniti. Ecco che la vera minaccia dell'Iran non è il nucleare, ma l'indipendenza energetica che può raggiungere con l'energia nucleare, e quindi una contrattazione più libera del petrolio, oppure di non venderlo più, di chiudere i pozzi estrattivi. E chi si è visto, si è visto. Arrivederci, produrrò altri commentari in seguito. Ciao, il vostro Sant'Enchan.